L'acqua presente nel suolo agricolo vi è pervenuta per via naturale attraverso emissioni dall'alto, come pioggia, grandine, neve, brina e rugiada, attraverso infiltrazioni laterali, da corsi d'acqua adiacenti, e per risalita capillare dalla falda. L'acqua, nel suolo coltivato, arriva anche per intervento antropico, con l'irrigazione nelle sue varie forme. L'acqua presente nel suolo viene perduta per drenaggio, per ruscellamento, per evaporazione e per assorbimento da parte della vegetazione. La perdita di acqua dal suolo è condizionata dalla tipologia del suolo. Un suolo argilloso e compatto non perde facilmente acqua per drenaggio o infiltrazioni negli strati sottostanti. All'opposto, un suolo sabbioso non trattiene l'acqua, che quindi resta per un tempo troppo breve a disposizione delle radici delle piante. La capacità del terreno di trattenere l'acqua dipende da fattori principali: la porosità totale e il rapporto macropori-micropori. Tali proprietà dipendono dalla tessitura e dalla struttura del terreno. La tessitura indica le dimensioni delle particelle del terreno, grossolane, come sabbia e ghiaia, fini come limo e argilla. Un terreno a tessitura grossolana ha bassa porosità, costituita da macropori, mentre un terreno a tessitura fine ha elevata porosità, costituita da micropori. I terreni a tessitura fine, e molto fine, necessitano di buona struttura e di buon equilibrio fra macro e micropori per avere opportuna efficienza idrica. Presenza di particelle colloidali. Particelle di humus e colloidi minerali, granulometria argillosa, presenti nel terreno consentono di legare l'acqua per imbibizione. L'humus ha la maggior capacità di trattenere l'acqua, seguito da colloidi minerali componenti l'argilla. La presenza di acqua nel suolo è fondamentale per la nutrizione delle piante. Infatti, le radici sono in grado di assorbire i nutrienti, cationi o anioni, solo in presenza di acqua circolante nel terreno, anche solo come umidità residua. Lo scambio cationico avviene sulla superficie dei peli radicali, a contatto con le particelle del suolo in presenza di umidità. I peli radicali scambiano i cationi idrogeno presenti sulla loro superficie, con i cationi di nutrienti presenti sulle particelle di suolo. La necessità di acqua per ottenere rese che compensino lo sforzo produttivo è una consapevolezza antica. In climi poco piovosi o aridi, le coltivazioni non irrigate si presentano deboli, di resa produttiva tanto scarsa da non compensare il lavoro del coltivatore. L'aumento di resa produttiva delle colture irrigue rispetto alle coltivazioni aride, che in alcuni casi superano il 90%, rende insostituibile l'acqua irrigua nelle coltivazioni agrarie in molte parti del mondo. L'agricoltura moderna e l'ancora sperimentale agricoltura di precisione tendono a individuare le quantità di acqua da restituire al terreno, sufficienti per compensare le perdite, evitando sprechi di risorse. L'irrigazione praticata con vari metodi nella pianura lombarda è finalizzata all'aumento delle rese produttive e secondo le situazioni oggettive. Può essere di soccorso, ausiliaria o normale, quando fornisce alla coltura l'intero fabbisogno idrico per tutto il ciclo vegetativo. Alcune delle più diffuse colture praticate in pianura padana sono grandi consumatrici d'acqua. Per tutte il mais irriguo, che in fase di fioritura ha elevati consumi medi, circa 210 mm, dei quali circa il 60% è fornito dalla piovosità media del periodo nell'area, mentre il restante fabbisogno viene necessariamente fornito dall'irrigazione, cui la coltura risponde con aumenti di resa molto significativi, che superano il 40% anche con la somministrazione solo di parte del fabbisogno idrico. L'acqua per irrigazione è fornita agli agricoltori dai consorzi di bonifica e irrigazione, attraverso le canalizzazioni secondarie, che arrivano fin dentro i campi coltivati o da pozzi privati. I metodi di distribuzione dell'acqua irrigua alle coltivazioni sono molto cambiati e tendono a rispondere ai principi dell'agricoltura di precisione. Superato in buona parte lo scorrimento superficiale, che causa perdite ingenti di acqua, il confronto economico e ambientale avviene ora tra l'irrigazione a pioggia e l'irrigazione a goccia. Quest'ultima, già in uso proficuo nelle coltivazioni arboree e orticole, si va ora diffondendo anche nelle erbacee. Nuove pratiche di apporto idrico ai terreni sono richieste anche dall'applicazione della direttiva europea sui nitrati, che incide sullo spandimento dei liquami zootecnici. Il progetto Life Acqua, realizzato anche in Lombardia, studia e applica buone pratiche, tecniche e attrezzature per migliorare lo spandimento e attuare la pratica della fertirrigazione.
I liquami, opportunamente diluiti, sono distribuiti sul terreno con attrezzature superficiali o addirittura interrati.